Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra per questa partita tra Hammers FG Consulting e Bacci Immobiliare che chiude l'undicesima giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Il Bacci Immobiliare con una vittoria si porterebbe a 23 punti a pari merito col Cotton Club e ad una sola lunghezza dalla capolista CJ. L'Hammers FG Consulting cerca invece punti importanti per la salvezza e penultima in classifica con solo 8 punti e 2 vittorie totalizzate fin qui in questa Lega Calcio 8. La partita sta per cominciare in questo momento con le formazioni schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla destra alla sinistra dei vostri degli schermi, in completo interamente nero, gioca il Bacci Immobiliare, mentre dalla sinistra alla destra dei vostri degli schermi, in calzoncini neri e maglietta bianca, giocano gli Hammers FG Consulting, che sono anche la squadra di casa. La formazione di Pasquali, come già detto, deve ottenere importanti punti salvezza perché è a solo 8 lunghezze in classifica, una sola in più dell'ultima in classifica, ovvero il gruppo Progetti Immobiliare, e cerca di evitare la lotteria dei play-out che potrebbe estrometterla da questa Lega Calcio 8. Dall'altra parte invece il Bacci Immobiliare viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, una vera e propria schiacciasassi in questa seconda parte di girone di andata della Lega Calcio 8. Cerca di continuare questa striscia positiva che è stata interrotta solamente 2 settimane fa dalla sconfitta contro il Cotton Club. Si comincia con una conclusione da parte del Bacci che ha avuto la possibilità di calciare in porta immediatamente al primo possesso, conclusione che però è stata parata dal portiere perché raso terra. Ora un colpo di testa col pallone che viene ancora spedito dalle zone della difesa degli Hammers che però riescono comunque a spazzarla con questo pallone a campanile che viene recuperato ancora dal Bacci che però perde la sfera. Attenzione al contropiede, 3 contro 3, conclusione di Manolo Leacche, che è ampiamente alta sulla traversa della porta difesa dall'estremo difensore del Bacci Immobiliare, ovvero Ripani. Bacci che riparte subito, supera la linea di centrocampo, sbaglia però il passaggio, verticalizzazione intercettata ancora dalla difesa degli Hammers, che adesso con Mellaro gestiscono questo pallone a centrocampo in modo molto tranquillo. Arriva però subito il suggerimento in verticale verso ancora Leacche, poi la conclusione, un doppio rimpallo e alla fine la sfera finisce tra le mani ancora di Ripani. Le mani sicure del portiere del Bacci, che è stato battuto molte volte, bisogna dire, nel corso di queste ultime giornate. Ma il Bacci Immobiliare ha questa caratteristica: soffre ogni volta che c'è da vincere, fa soffrire tutte le squadre che provano a batterla. Nessuna partita è scontata, tutte le partite si giocano. Poi alla fine la maggior parte vanno nella direzione giusta, nel verso giusto per la squadra del presidente Matteo Dupachier. Sicuramente non ci si annoia a vedere questa formazione, che ha però storicamente un grosso difetto che quest'anno ovviamente la dirigenza spera di poter limare, ovvero il non riuscire a dare continuità alle proprie prestazioni a lungo andare. È partita forte sicuramente, come è capitato l'anno scorso, come è capitato anni fa. Poi però bisognerà vedere se alla distanza, vale a dire nella seconda parte di questo campionato, nel girone di ritorno, il Bacci Immobiliare sarà all'altezza delle grandi. Grandi che ricordiamo vengono dai seguenti risultati: con il CJ che ha battuto ieri per 4-1 il Football 8, una partita tra l'altro molto, molto tesa, che è finita con una serie di scaramucci all'interno del campo, partita che si giocava proprio qui alla Circolo Stella Azzurra e che ha visto il CJ andare solo in testa alla classifica a causa del momentaneo pareggio tra Golbet e Checco dello Scapicollo per 0-0. Mentre il Cotton Club lunedì al Circolo Sportivo Ciriè ci ha battuto per 4-2 il NES Calcio 8 dopo una partita molto tirata. Il Cotton Club disponeva di soli 8 giocatori che poi sono stati effettivamente schierati sul terreno di gioco. Hanno fatto un'ottima impressione, vittoria 4-2, anche se sofferta con l'ennesima grande prestazione, ma l'ennesima sconfitta da parte del NES. Prestazione che però porta il Cotton Club con questi 3 punti a 23, uno solo dietro al CJ. Con il Bacci che potrebbe raggiungere la stessa vincitrice del campionato della scorsa stagione in caso di vittoria quest'anno, e 2 squadre, il Golbet e appunto il Checco dello Scapicollo, che hanno pareggiato e che erano già a pari merito, che seguono a 2 punti di distanza il CJ, a 1 il Checco dello Scapicollo, a quota 22, col Bacci dietro l'angolo. Un altro pallone recuperato dagli Hammers che provano ad andarsene sulla destra con questa percussione che però viene immediatamente fermata dai giocatori del Bacci, che ancora una volta gestiscono molto lentamente questo possesso, provano a costruirlo direttamente dalla difesa. La sfera viene spedita sulla sinistra per il terzino che avanza, supera la linea di centrocampo, la mette in mezzo, colpo di testa degli attaccanti in direzione dell'inserimento dei centrocampisti che però non arriva.
ci aveva provato il numero 11 Tombesi a metterla in mezzo, era il colpo di testa da parte di Morezzi senza fortuna, con ancora Morezzi che prova, viene pescata a tre quarti campo, Morezzi prova la conclusione col destro, raso terra, non certo potente, viene ancora intercettata la difesa degli Hammers che provano ad andarsene, subito una lunga verticalizzazione a cercare il bomber a Manolo Leacche, molto forte fisicamente, molto forte nel gioco aereo, questa volta però non può arrivare sulla sfera, si riparte sempre con i neri in possesso della sfera, Tombesi all'indietro verso un compagno, c'è poco movimento davanti, si preferisce ancora una verticalizzazione ma intercetta Pasquali che poi dà all'indietro per Mellaro, quindi apre sulla destra verso il numero 3 che va sempre al lancio verso Leacche, colpo di testa, palla al lato, è il primo tiro di questa partita anche se non certo pericoloso, viene controllata questa conclusione da parte del portiere Rivani che la lascia scorrere sul fondo, nessun pericolo per il Bacci, però fatto sta che Manolo Leacche se avesse azzeccato il colpo di testa avrebbe potuto essere veramente pericoloso perché era da solo davanti alla porta con tutta la difesa della squadra ospite che ancora una volta, come abbiamo tra l'altro visto nel corso delle ultime partite, che si è mostrata disattenta, Tombesi a centrocampo ma lavora ancora la sfera, la dà in mezzo per Morezzi che può girarsi col sinistro, arriva questa conclusione fuori di pochissimo, questa sì che invece è una grande occasione per il Bacci, non era Morezzi scusate, bensì era il numero 18 della squadra in nero, ovvero Ponziani che ci aveva provato con addirittura questa sforbiciata, la sfera è terminata sul fondo, non certo lontanissimo dalla porta difesa dalla portiere dell'Hammers, ovvero Andrea Corso, attenzione a questo intercetto, ancora un tentativo di tiro, una parata da parte del portiere, scusate, questo errore della difesa degli Hammers avrebbe potuto veramente costare un gol, quello che sarebbe stato il primo gol di questa partita, con Bacci che però ancora una volta non è stato molto lesto a sfruttare questa opportunità, Ponziani davanti a Corso ha sparato in bocca all'estremo difensore che era stato qualche secondo prima a reo di aver concesso allo stesso Ponziani la palla per poter concludere la rete, ora subito dall'altra parte, cross dalla destra ancora degli Hammers con la sfera che però attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo, riparte il Bacci che gestisce la palla sulla sinistra con Tombesi che per via centrale non viene servito, si preferisce ripartire direttamente dalla difesa con la palla adesso allargata sulla sinistra, supera la linea di centrocampo, attenzione alla penetrazione da parte del terzino con Morezzi che aspetta all'indietro il tentativo anche di colpo di tacco, si preferisce però un cross intercetto da parte della difesa, poi la sfera è comunque di Morezzi dopo la battuta della fallo laterale, quindi Tombesi allarga sulla destra verso il terzino che si sovrappone, arriva questa conclusione, il trovi viene addirittura respinto da Morezzi, poi addirittura rimorchio, un'altra conclusione, una seconda alta sulla traversa, che occasione per il Bacci, veramente un'occasione incredibile per la squadra in nero che ha tirato una volta, la conclusione è stata respinta da Morezzi, lo stesso Morezzi poi ha calciato, è arrivato l'ennesimo rimpallo, poi attenzione perché siamo dall'altra parte con Leacche davanti alla porta che alla fine va a mettere dentro questo pallone, è l'incredibile vantaggio da parte degli Hammers, stavamo ancora raccontando quello che stava succedendo dall'altra parte, è arrivato invece il contropiede e l'1-0 della squadra di casa. È arrivato il gol da parte della Hammers FG Consulting con il numero 9, scusate, Merelli e non Leacche, ci scusiamo per l'errore. È stato proprio Merelli a calciare con questo tiro, un po' svirgolato, attenzione a questa verticalizzazione con la palla in mezzo per gli attaccanti. È arrivato ancora Ponziani prima di tutti sulla sfera, senza fortuna perché poi un intervento della difesa degli Hammers è riuscito comunque ad impedire all'attaccante numero 11 della squadra ospite di poter calciare a rete. Ottavo minuto, calcio d'angolo sulla sinistra per il Bacci, attenzione a questo traversone, l'uscita da parte del portiere, ma la sfera viene recuperata ancora dai giocatori in maglia nera col numero 7 Colucci che larga sulla destra, non pressano gli Hammers che attendono il pallone dietro la linea di centrocampo, quindi ha spazio per manovrare ancora il Bacci con Tombesi sulla sinistra che riceve in questo momento, supera la linea di centrocampo, prova a fare tutto da solo, penetrazione, scarica ancora per Ponziani che allarga sulla destra, in mezzo c'è l'altro Ponziani con sulla sinistra, si è allargato Morezzi, preferisce questo tentativo di percussione, sempre il numero 10, senza fortuna perché il tiro sì arriva ma è parato da parte del portiere degli Hammers. Ci scusiamo ancora per l'errore di prima con il gol che è stato siglato dalla numero 9 degli Hammers, ovvero da Simone Merelli e non da Leacche, anche perché Leacche nemmeno gioca in questa partita. Il bomber dell'Hammers FC Consulting che ha tenuto in piedi le speranze della squadra, le speranze di poter almeno andare ai playoff o comunque evitarli,
Ricordiamo che gli Hammers sono, come già detto, penultimi in classifica con 8 punti, uno solo dell'ultima, vale a dire il gruppo Progettim Immobiliare a pari merito del Coda. Coda, che sarebbe dovuto partire in questa stagione addirittura per giocarsi il campionato, sta invece giocandosi i playoff a causa delle tantissime assenze. Intanto un tiro dalla distanza da parte di Pombesi che termina sul fondo senza pericoli per la porta difesa da corso. Poi un altro intercetto da parte del Bacci che avanza a centrocampo. Attenzione a questo tentativo di tiro. Poi un'altra sfera recuperata da Tombesi che potrebbe allargare sulla sinistra, preferisce invece allargare sulla destra. Attenzione a Morezzi che se ne va, prova il sinistro, arriva il rimpallo, torna sulla palla sempre il numero 14. Non si tratta di Morezzi, bensì di Placido che però la perde. Ora la recupera Mellaro con l'Hammers FG Consulting che se ne va subito dall'altra parte. Attenzione a Mellaro che può scaricare all'indietro verso un compagno che arriva a rimorchio senza fortuna perché recupera sempre il Bacci. Ora subito penetrazione per vie centrali. Poi Morezzi sulla sinistra tentava di chiudere il triangolo col compagno con questa verticalizzazione che però è stata intercettata. Passaggio che viene fermato, intercetto della difesa, rimessa laterale sulla sinistra, ma possesso sempre per il Bacci che cerca in questo momento di far calare i ritmi della partita per poter colpire con la sua qualità. Dall'altra parte gli Hammers hanno sicuramente grande fisicità, nonostante l'assenza del loro bomber Manolo Leacche, ma hanno anche tanta voglia. Ricordiamo che questa squadra, squadra storica della Lega Calcio 8, soprattutto grazie ai sacrifici e a, ovviamente le doti organizzative di Mister Pasquali, è assolutamente una delle formazioni più coriacee, più grintose e farà di tutto per rimanere all'interno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8 di quest'anno. Ora ancora una sfera che viene recuperata dagli Hammers, che poi la gestiscono con il pallone che viene spedito sulla destra, con una testa che prova la verticalizzazione, senza successo perché non c'è nessuno da quella parte del campo. Solo maglie nere in quella zona del terreno di gioco, maglie nere che appunto sono in possesso con Tombesi. Presta alto stavolta il numero 7 degli Hammers, ovvero Pancaldi, verticalizzazione in mezzo per gli attaccanti con Morezzi in mezzo all'aria, una serie di rimpalli, poi alla fine la sfera è sempre per la squadra di casa che può andarsene in contropiede con questa apertura sulla sinistra, a per Mello che pensa addirittura alla conclusione, la effettua, è alta sulla traversa, nessun pericolo per la porta difesa da Ripani che fa ripartire però subito l'azione con Morezzi che proprio prima abbiamo visto protagonista di un'azione, di un inserimento all'interno dell'area di rigore, inserimento che però non è riuscito poi a essere veramente incisivo perché è arrivato un rimpallo che lo ha sfavorito. Deve però ripartire con calma la squadra in nero che non ha sicuramente nessuna fretta perché è sicura delle proprie potenzialità, ma sa perfettamente che deve almeno finire questo primo tempo in parità per poi potersela giocare nel secondo tempo. Attenzione intanto a questo tiro con la deviazione da parte del portiere e ci sarà un calcio d'angolo sulla destra. Siamo giunti al 12° minuto, siamo 1-0 per gli Hammers che hanno segnato con il numero 9 Simone Merelli dopo appena 6 minuti di gioco. Hammers che adesso stanno subendo il ritorno del Bacci Immobiliare che cerca disperatamente il pareggio. Calcio d'angolo battuto all'indietro verso Ponziani che però deve in qualche modo difendersi dalla marcatura da parte di giocatori ospiti. Ancora lui aspetta la sovrapposizione del numero 11 sulla sinistra. Tombesi va alla traversone che viene respinto dalla difesa degli Hammers che provano col colpo di testa a manovrare. Palla all'indietro per il difensore che arriva a rimorchio senza però fortuna. Assist da parte del numero 7 Pancaldi verso i difensori. Ma non c'è stata la possibilità da parte di questi ultimi di poter gestire questo possesso che torna ancora tra i piedi di Morezzi che gioca in pratica in tutte le posizioni del campo. Ora addirittura una conclusione da dietro centrocampo con la parata a terra da parte di Corso. Morezzi che possiamo individuare in lui una specie di regista basso che però piace molto svariare da una parte all'altra del campo. Molte volte gioca anche da fantasista dietro le punte, molte volte è lui stesso l'attaccante, un giocatore che non ha un ruolo ben definito in campo, sembra quasi Roberto Mancini ai tempi della Sampdoria. È un giocatore però in grado di fare la differenza, questo lo sappiamo, anche se il Bacci Immobiliare cerca in tutti i modi di proporsi in questa Lega Calcio 8 come prima di tutto una squadra solida, una squadra in grado di poter sostituire i propri giocatori in maniera costante, una squadra in grado di avere una rosa lunga, una squadra in grado di poter veramente essere quella formazione a 360 gradi che l'anno scorso non è stata quando si chiamava ancora la Ragnatela Pub e Bacci Immobiliare. Quest'anno però sembra cambiato tutto. Forse perché il livello della Lega si è alzato e si è alzato ovviamente anche quello della Bacci Immobiliare, forse perché gli avversari ancora non sono nella fase migliore del loro gioco, stanno rallentando, stanno ancora avendo delle prestazioni altalenanti.
Forse è perché il Bacci stesso è migliorato. Intanto c'è un timeout al 14° minuto in campo. Ci vediamo tra qualche secondo. Dopo il timeout, chiamato dalla panchina degli Anvers e FG Consolti che stavano un po' subendo l'attivismo della squadra ospite, ovvero il Bacci Immobiliare, si ricomincia per questo primo tempo che è ormai giunto, anzi ormai oltrepassato la sua metà, perché siamo quasi al 15° minuto, ci saranno sicuramente almeno un minuto di recupero da recuperare, visto che è stato chiamato un timeout e potrebbe francamente, visto il risultato ancora in bilico, chiamarsene anche un altro da qui alla fine di questa prima frazione. Mancano dunque 10 minuti alla fine del primo tempo, siamo 1-0 per gli Amers FG Consulting che ricordiamo sono passati in vantaggio grazie al gol del loro attaccante centrale numero 9 Simone Merelli che ha sostituito e che finora sta sostituendo la grande visto che i risultati stanno arrivando, infatti ha segnato l'assente Emanuele Leac che è il bomber della squadra, giocatore che sicuramente ha dato tantissimo, ha dato molto di più di quello che ci si aspettava ad inizio campionato la squadra. E che ha permesso ovviamente all'Ambers FG Consulting fino adesso di mantenere comunque un tipo di punteggio in campionato che gli permette di affrontare con relativa tranquillità queste ultime giornate del girone di andata per potersi almeno situare in posizione buona per comunque giocarsi i playoff fino alla fine, o meglio i playout, scusate, fino alla fine. Sappiamo che questa è una squadra storica della Lega Calcio 8, è una squadra che ovviamente ci tiene a fare bene e a rimanere all'interno di questo campionato. Attenzione tanto a questo tiro che viene deviato dal colpo di testa di Morezzi che fa 1-1 al 16°. Stavamo ancora parlando delle ambizioni dell'Amers FG Consulting che è subito arrivato la doccia fredda per la squadra di casa. Lungo lancio della difesa di Tombesi e colpo di testa da parte di Morezzi che proprio davanti alla porta, anticipando l'estremo difensore corso, ha scavalcato il portiere e ha messo dentro. Attenzione intanto a questo tentativo di girata con la palla alta sulla traversa. Dunque 1-1 grazie al gol di Mauro Morezzi alla 16° minuto quando ne mancano ormai 8 e qualche secondo alla fine di questo primo tempo. 1-1, gol di Merelli, pareggio di Morezzi, quello che ci aspettavamo, anche se forse non in questo modo. Lunghissimo lancio dalla distanza, apparentemente innocuo da parte di Tombesi. Morezzi dietro i difensori avversari, davanti al portiere, spizza di testa e appunto anticipa l'estremo difensore dell'Amers MG Consulting, il bravissimo finora Andrea Corso, e pareggia. Intanto l'arbitro fischia un fallo, ci sarà quindi un calcio di punizione sulla sinistra per la squadra ospite. Ancora il Bacci Immobiliare che andrà a battere con il numero 4, ovvero Cacciaglia, mentre sul pallone rimane ancora Mauro Morezzi. Vedremo se ci sarà una conclusione oppure si opterà per un cross o magari uno schema. Fischia l'arbitro in questo momento, parte Cacciaglia, un tiro in porta raso terra, la sfera rimane lì, un rinvio, poi ancora si lotta con questa palla che era stata intercettata dall'intervento di un attaccante del Bacci che avrebbe potuto ancora una volta essere pericoloso, un rinvio di certo non è riuscito, disimpegno difensivo abbastanza pigro da parte degli Amers che stavano per commettere la frittata, poi in qualche modo si sono salvati, hanno riconsegnato però la sfera sempre al Bacci Immobiliare che in questo momento la gestisce con Tombesi sulla sinistra che viene pestato dall'attivismo da parte del numero 8 della squadra di casa che però non riesce ad intercettare la sfera gestita da Morezzi, ci aveva provato molto bravo il numero 8 di Carlo senza fortuna però ora subito sulla sinistra con Tombesi che torna ancora dal portiere, cioè il numero 4 Cacciaglia con il pallone tra i piedi, allarga sulla destra verso il terzino che può superare la linea di centrocampo. Attenzione a questo passaggio filtrante forte, sembrava un tiro in porta, è diventato un suggerimento per gli attaccanti che l'hanno deviata, l'hanno poi messa però a lato. Nessun pericolo per la porta degli Amers FG Consulting con Corso che ancora una volta ha rischiato di capitolare stavolta per la seconda volta. Attenzione al cross dalla destra col numero 8 di Carlo che provava subito a metterla in mezzo di prima. È arrivata una deviazione, quindi l'intercetto da parte della difesa in nero che prova a ripartire in contropiede con il velocissimo Tombesi che salta un avversario, salta un secondo per vie centrali, scarica sulla sinistra per Morezzi che al momento del dribbling però viene fermato con questa deviazione da parte di un giocatore degli Amers e poi guadagna anche una rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è di Morezzi stesso. Si riparte subito ma la ripartenza veloce viene fermata ancora dal Bacci che è sempre dall'altra parte con Morezzi che deve girarsi, riesce a servire ancora un compagno anche se si lotta ancora al centrocampo, poi la palla verso l'attaccante centrale, ovvero il numero 18, Ponziani, che però è stato fermato fallosamente. Ci sarà un calcio di punizione da zona
non lontanissima dalla tre quarti campo, siamo poco al di là della linea di centrocampo. Dovrebbe esserci addirittura una conclusione da questa posizione perché sappiamo e conosciamo anzi le doti balistiche di Moretti, tre uomini in barriera. Siamo al 19°, mancano poco meno di 6 minuti alla fine di questo primo tempo. L'arbitro vedremo se segnerà qualche minuto di recupero. Fatto sta che sulla palla c'è il numero 10, Mauro Moretti col destro, che prova forse la conclusione. Arriva intanto e arriva anche il gol perché c'è il colpo di testa sotto porta. È il secondo colpo di testa, il secondo gol così del Bacci Immobiliare che va 2-1 grazie a Colucci. Incredibile risultato qui alla Stella Azzurra con gli Hammers FG Consulting che erano avanti 1-0 e che hanno subito due gol su due palle inattive, possiamo dire, perché la seconda era un calcio di punizione, la prima era addirittura un lancio dalla difesa, non era palla inattiva, ma comunque eravamo in pratica fermi con la sfera addirittura calciata dalla posizione di libero da parte della squadra avversaria. Intanto un tiro, arriva una risposta da parte del portiere. Dicevamo due gol avvenuti in maniera rocambolesca da parte del Bacci Immobiliare perché due tiri apparentemente innocui, un calcio di punizione di Moretti, un lancio dalla difesa di Tombesi deviati davanti alla porta da due colpi di testa. Il primo sempre di Moretti, il secondo del numero 7 Colucci. Siamo 2-1, rimonta riuscita. Gli Hammers che adesso non riescono a uscire. Attenzione intanto a questa conclusione dalla distanza. Parata del portiere. Siamo al 21°, si aspetta l'indicazione dell'arbitro visto che mancano 4 minuti alla fine di questo primo tempo degli eventuali minuti di recupero che verranno indicati. Fatto sta che siamo 2-1 per il Bacci Immobiliare che nel giro di 5 minuti ha rimontato e ovviamente prima ha pareggiato, poi rimontato il gol da parte degli Hammers che era stato segnato nei primi 6 minuti di gioco grazie a Merelli e che adesso attacca ancora perché ruba la palla. Moretti, tre quarti campo, scarica all'indietro, si riparte però dalla difesa con Tombesi e poi Cacciaglia, non c'è pressing da parte degli uomini con la maglia bianca e allora Tombesi può gestire questa sfera con tranquillità. Lungo lancio, ancora a cercare gli attaccanti che vengono anticipati, si lotta su questo pallone con Ponziani e Moretti che però non riescono ad avere la meglio. La meglio ce l'hanno invece i giocatori dell'Hammers FG Consulting che adesso avanzano, palla sulla sinistra verso gli attaccanti e provano ad accentrarsi dalla sinistra verso il centro, scarica verso il numero 16 con questo cross ancora verso Merelli che però non era posizionato dove avrebbe dovuto essere, cross da parte di Dio ci aiuti. Senza però fortuna perché non c'era nessuno in quella posizione del campo e quindi si riparte. Attenzione perché sbagliano ancora nel disimpegno difensivo i giocatori del Bacci, regalano palla sempre agli Hammers con Dio ci aiuti che scarica verso il numero 12 che prova forse anche una conclusione, provava a pensare ad una conclusione, poi ci ha ripensato e ha preferito uno scambio verso l'attaccante centrale, ovvero il numero 7 Pancaldi. Che però al momento dello stop si è allungato la palla, palla che poi è stata recuperata ancora dal Bacci Immobiliare, che è in possesso di questa sfera con la numero 8, ovvero Lanzi, che scarica sulla destra, arriva a Moretti, sempre all'indietro verso Lanzi, e Cacciaglia, a lungo lancio sulla sinistra per Tombesi, grande sovrapposizione, conclusione respinta da parte della difesa, il cross viene intercettato, provano il contropiede quelli degli Hammers con la squadra in bianco che se ne va in attacco, anche se poi deve rallentare l'azione, la gestisce comunque Mellaro, che finta il tiro in porta, ma va la conclusione, e arriva un miracolo impressionante da parte di Ripani. Una parata straordinaria da parte del portiere del Bacci Immobiliare, ovvero il numero 1, Alessio Ripani, che ha impedito a Mellaro, che ha calciato dalla distanza, di andare a pareggiare questa partita proprio a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Arriva però qui il pareggio col colpo di testa da parte del numero 5, Latini, due pari a 1 minuto e mezzo dalla fine di questo primo tempo. Ventitresimo minuto e 30 secondi qui alla Stella Azzurra, due pari tra Hammers e Bacci Immobiliare. Non avevamo dubbi che questa sarebbe stata una partita con tanti gol, perché il Bacci è una squadra che ne fa tanti e ne prende anche tanti. E gli Hammers sono, sappiamo tutti, una formazione molto spettacolare che a tratti
manifesta anche una certa solidità in difesa, ma che molte volte ha nell'attacco la sua migliore arma. Attenzione intanto a questo cross in mezzo, ancora dei giocatori del Bacci che però non trovano nessuno, se ne va quindi la squadra di Hammers sulla sinistra con il numero 12 che avanza, Dio ci aiuti, e poi scarica ancora verso il numero 3 che va in verticale verso gli attaccanti. Attenzione alla conclusione, a botta sicura, è l'incredibile intervento del difensore in scivolata. Si trattava ancora dell'onnipresente Mauro Morezzi, che in sostanza toglie la palla dai piedi del numero 8 di Carlo, che aveva calciato a botta sicura e pensava di essere ormai arrivato al gol del 3-2. Ora ancora una palla in aria, si gira, rimane lì e alla fine arriva il vantaggio da parte di Pasquali, proprio lui che dà agli Hammers il gol del 3-2 a 30 secondi dalla fine di questo primo tempo. È Augusto Pasquali, il mister e leader di questa squadra, mister ovviamente anche giocatore, a portare in vantaggio, riportare in vantaggio gli Hammers FG Consulting, che hanno segnato, ricordiamo, con Merelli, con Ladini e proprio con Pasquali. Dall'altra parte i gol sono stati di Morezzi e di Colucci, per ora non bastano perché il Bacci è sotto 3-2 contro la squadra di casa, che recupera un altro pallone. Attenzione a questo tentativo di contropiede, arriva un fallo e dovrebbe esserci, vediamo, anche una ammonizione. No, l'arbitro non estrae il cartellino giallo, quindi nessun tipo di provvedimento disciplinare. Aveva tentato testa di andarsene. Era stato atterrato, un fallo chiaramente tattico da parte dei giocatori del Bacci Immobiliare. Ci si aspettava forse una segnalazione di un'ammonizione da parte dell'arbitro, che però non è arrivata. Fatto sta che è scaduto il 25esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi se siamo corretti dovrebbe essere questa una delle ultime azioni, se non l'ultima azione, con il calcio di punizione che verrà battuto in questo momento dagli Hammers FG Consulting, che sono andati in vantaggio per 1-0, sono stati rimontati, stavano perdendo per 2-1 e che adesso sono ancora in vantaggio per 3-2, sono tornati in vantaggio. Intanto questo calcio di punizione termina sul fondo, calcio di punizione molto forte, controllato dal portiere, che ovviamente aveva già battezzato questo pallone appunto al di là della porta da lui stesso difesa. Ora questa è una delle ultime azioni del Bacci Immobiliare con Morezzi, che allarga verso un compagno, tira addirittura dalla distanza, parato a terra dal portiere Corso. L'arbitro intanto guarda all'orologio, potrebbe fischiare da un momento all'altro. Morezzi controlla ancora la sfera, la dà verso Tombesi, che se ne va sulla sinistra. A Tombesi prova l'uno contro uno contro la difesa avversaria, viene messo giù. Ci sarà calcio di punizione e questa forse è davvero l'ultima azione di questo primo tempo. 3-2 per gli Hammers, con il gol da parte del numero 2, ovvero Augusto Pasquali, leader, giocatore, capitano, onnipresente, lui in tutte le manifestazioni di questa squadra all'interno della Lega Calcio 8, che sta decidendo questa partita che è giunta forse alla conclusione del suo primo tempo, con un calcio di punizione che viene consegnato tra i piedi di Mauro Morezzi per il Bacci Immobiliare, che lo va a battere in questo momento con due uomini in barriera e con l'arbitro che sta per fischiare. Fischia il direttore di gara. Parte Morezzi, conclusione col destro, colpo di testa ad uscire e finisce qui il primo tempo. Finisce 3-2 per gli Hammers, col Bacci Immobiliare che però è ancora in partita e cerca il sorpasso nel secondo tempo. Si riparte per questo secondo tempo di questa partita tra Hammers FG Consulting e Bacci Immobiliare, partita che ricordiamo chiude l'undicesima giornata della Lega Calcio 8, campionato di Serie A. Partita che è importante per entrambe le squadre. Il Bacci Immobiliare con una vittoria salirebbe a 23 punti in classifica e raggiungerebbe in seconda posizione il Cotton Club a un solo punto dalla capolista CJ. Dall'altra parte gli Hammers sono a 8 punti in penultima posizione in classifica, uno sopra il gruppo Progetti Immobiliare, a pari merito con il Coda 272. Cercano ovviamente la vittoria per salire in classifica, per scacciare lo spauracchio playout. Batte proprio l'Hammers FG Consulting con questo tentativo subito di tiro in porta, addirittura dal centrocampo. Parata a terra però da parte di Ripani, che si è già reso nel corso del primo tempo autore di un miracolo straordinario su un tiro dalla distanza di Mellaro. Un miracolo che ovviamente ha tolto il Bacci Immobiliare da una situazione in cui sarebbero potuti essere guai peggiori, perché ricordiamo alla fine del primo tempo la squadra di casa è in vantaggio per 3-2 con gli Hammers che hanno segnato con Merelli, con Latini e con Pasquali, mentre i due gol del Bacci Immobiliare, che è sotto di 1 ma che aveva recuperato dall'1-0 e si era portato in vantaggio per 2-1, sono stati segnati entrambi di testa da Morezzi e da Colucci. Adesso palla persa da parte di Pasquali,
che concede una rimessa laterale sulla destra per il Baci Immobiliare, colpo di petto da parte di Ponziani che cercava di favorire l'inserimento da parte di uno dei centrocampisti senza fortuna, gioco di sponda che ha proprio prodotto un'altra rimessa laterale. Ora palla in verticale da parte del numero 8 Lanzi verso gli attaccanti che vengono anticipati. Un altro intervento dalla difesa degli Hammers, concede ancora palla però alla Bacci Immobiliare, grande tiro e grande risposta da parte del portiere. Opportunità per la squadra ospite con questo tiro dalla distanza, tiro centrale potente a Palombella che è stato deviato dal portiere Corso, anche questa volta molto attento. Ora calcio d'angolo sulla sinistra per il Bacci con colpo di testa, ancora il tiro e poi il gol, il terzo gol di testa ha segnato il numero 4 Cacciaglia e siamo 3 pari qui alla Stella Azzurra. Quando siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa e quindi mancano 23 primi, alla fine di questa partita siamo 3 pari, una partita spettacolare con tantissimi gol, emozioni a non finire, sorpassi e controsorpassi. È arrivato il 3-3 del Bacci Immobiliare grazie al colpo di testa di, scusate, Daniele Cacciaglia, il terzo gol su colpo di testa per gli ospiti che perdono la sfera, la recupera Mellaro che se la porta sul sinistro, ma deve però difendersi dal ritorno di due difensori che alla fine lo mettono giù. C'è calcio di punizione da poco dietro il vertice sinistro dell'area di rigore, anche se qualche metro sulla sinistra in laterale. Una posizione che potrebbe essere ideale sia per un tiro sia per uno schema con un'eventuale conclusione dopo un passaggio all'indietro. A battere sarà il numero 10 Giordano Mellaro, uno dei giocatori più pericolosi degli Hammers, uno dei giocatori più forti della squadra di casa, che dovrebbe da questa posizione provare o il passaggio verso un compagno che è posizionato proprio al limite dell'area, ma che adesso viene marcato da Ponziani, oppure più probabilmente un tiro in porta. Tiro in porta infatti che arriva in questo momento. Arriva però anche una respinta da parte della barriera, rimessa laterale in zona offensiva sulla sinistra per l'Hammers con Pasquali con le mani verso gli attaccanti che vengono anticipati, la sfera rimane ancora lì, alla fine viene spazzata la difesa del Bacci con Amorezzi che prova il contropiede, viene fermato, la recupera sempre Mellaro onnipresente all'interno del campo con il terreno di gioco che in pratica è diventato un suo terreno di battaglia. Ora sempre gli Hammers in verticale verso il numero 3 che allarga sulla destra, può arrivare ancora il cross verso Mellaro che posizionato sulla sinistra è stato anticipato dall'intervento della difesa con Amorezzi, anche lui dappertutto, sfida stellare tra i due numeri 10, da una parte Mellaro, dall'altra Amorezzi. Intanto arriva un fallo commesso dai giocatori degli Hammers e più precisamente da Augusto Pasquali che va a provocare il calcio di punizione da centrocampo che viene battuto in questo momento per gli ospiti che sbagliano poi la verticalizzazione con Cacciaglia, l'autore del terzo gol e del gol unico per il momento segnato all'interno di questo secondo tempo che sta decidendo il risultato con il 3 pari e il Bacci Immobiliare che sogna il sorpasso alla Checco dello Scapicollo e al Golbetta con ovviamente una vittoria solamente in caso di vittoria e quindi l'aggancio alla Cotton Club seconda in classifica a 23 punti e grande favorita per la vittoria, la seconda consecutiva di questa Serie A della Lega Calcio 8 e un punto queste due squadre sarebbero dietro alla capolista Sige. Attenzione intanto a questo tiro dalla distanza, la palla rimane sempre lì, arriva un'altra conclusione, un colpo di testa a deviarla. Avrebbe dovuto essere un tentativo di metterla in mezzo, senza fortuna il tiro era troppo forte, il colpo di testa ovviamente non poteva sortire alcun effetto. Alla fine la sfera viene rimessa in campo dal portiere con la rimessa dal fondo, lungo lancio, solamente maglie nere in difesa con la palla gestita ancora dalla Bacci che prova a verticalizzare verso il numero 18 Ponziani che viene scavalcato, poi va a recuperare ancora la sfera, ma non la recupera perché l'ultimo tocco è sempre di Ponziani e quindi rimessa laterale per gli Hammers. Pasquali con le mani a centrocampo, viene anticipato dall'intervento di Colucci che scarica ancora per Morezzi che prova in mezzo a due ad andarsene. Morezzi perde alla fine un rimpallo e poi spazza la difesa degli Hammers. Hammers che in questo secondo tempo, almeno in questi primi minuti del secondo tempo, stanno un po' soffrendo le iniziative da parte del Bacci Immobiliare che ha già segnato e che cerca a questo punto di arrivare al sorpasso. Sarebbe il terzo sorpasso della partita perché ricordiamo è passato in vantaggio gli Hammers. Hanno poi ovviamente pareggiato e poi sono passati in vantaggio a loro volta quelli del Bacci Immobiliare, quindi pareggio e quindi controsorpasso da parte degli Hammers, poi ancora pareggio da parte del Bacci Immobiliare e adesso una punizione per gli Hammers dopo questo fallo di mano da parte del numero 8 Lanzi, sfera gestita sempre dai giocatori con la maglia bianca che
che provano a verticalizzare verso l'inserimento da parte della Terzino che prova a metterla in mezzo. Cross basso in direzione del numero 9 Merelli, che è stato anticipato dall'intervento di due difensori che hanno scacciato eventuali pericoli e hanno messo la palla sul fondo per la precisione in fallo laterale, battuto in questo momento dalla destra con le mani a cercare ancora Latini, che viene anticipato di testa, anzi prova un contropiede, non ci riesce, perde la sfera, la recupera sempre la squadra di casa che va alla conclusione col sinistro a giro, larghissimo, nessun pericolo per la porta difesa da Ripani, che adesso la rimette in campo con le mani verso i difensori, Cacciaglia col destro, sventaglia verso Morezzi che però non aggancia, palla troppo lunga per lui, o meglio la palla era forse anche buona, ma Morezzi ha sbagliato il controllo e quindi si ricomincia sempre con gli Hammers, che però la perdono subito, Ponziani la recupera, Lanzi a centrocampo, allarga ancora per Cacciaglia che avanza, supera la linea di centrocampo, va addirittura a questa conclusione, che forse era un tiro, forse era un cross teso, non ci arriva nessuno, non ci arriva Morezzi, non si intendono tra loro i giocatori del Bacci, la sfera termina sul fondo, siamo ancora a 3-3. Con un copione che sembra questo, almeno quello che abbiamo visto nei primi minuti di questo secondo tempo. Il Bacci Immobiliare, che dopo aver raggiunto il pareggio, attacca per andare a vincere questa partita, anche se ovviamente manca tanto, mancano 17 minuti alla fine del match. E gli Hammers che difendono e che probabilmente cercano da una parte di mantenere questo risultato, che sarebbe comunque lusinghiero per loro, perché è un pareggio contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. Ma ovviamente non schiferebbero, per modo di dire, una vittoria che potrebbe arrivare con, ad esempio, questa azione, conclusione parata della portiere che poi in due tempi blocca, qualche protesta da parte dei giocatori degli Hammers che forse reclamano un passaggio all'indietro da parte di Colucci, che al momento della prima parata del portiere, parata non sicura perché non aveva bloccato il pallone, aveva concesso forse un possesso allo stesso estremo difensore passandogli la palla all'indietro. Ovviamente l'arbitro ha giudicato tutto questo come involontario e quindi non ha fischiato nessun tipo di infrazione. Palla sempre per quelli del Bacci, che attaccano con Morezzi che viene fermato. Tombesi la recupera, allarga sulla sinistra verso un compagno che salta un avversario, la mette in mezzo, la parata del portiere, rimane lì la sfera con Morezzi che prova a girarsi col sinistro, niente da fare, viene fermato, contropiede subito dall'altra parte con Mellaro sulla sinistra, prova a saltare Colucci, Mellaro si accentra, preferisce scaricare per Merelli che sbaglia però tutto, prova ad allargare dall'altra parte verso l'inserimento da parte del terzino, ovvero il numero 3 testa, senza fortuna perché la palla finisce sul fondo, la recupera il Bacci Immobiliare che la mette in campo dopo una rimessa laterale. Con questa verticalizzazione verso Ponziani, anzi verso Tombesi, che viene messo giù, e quindi è calcio di punizione per gli ospiti. Ci sarà un calcio di punizione per il Bacci Immobiliare quando siamo ormai giunti quasi al decimo minuto di questa partita, di questo secondo tempo. Scusate. Mancano quindi poco più di 15 minuti alla fine della partita. Siamo tre pari, ricordiamo i marcatori. Per gli Hammers hanno segnato Pasquali, Merelli e Latini. Per il Bacci, Morezzi, Colucci e Cacciaglia il gol è tre pari. Adesso calcio di punizione con gli uomini in nero che vanno a battere un secondo tiro perché il primo era stato respinto dalla barriera. Parata a terra della portiere che la rimette subito in campo con le mani. Con Mellaro che prova a gestirla sulla sinistra, qualche difficoltà perché fronteggia due giocatori che alla fine lo fermano. Rimessa laterale sempre per gli Hammers, con questo intercetto però da parte di Lanzi che ha evitato guai peggiori, ha interrotto il tentativo di contropiede da parte della squadra di casa, che la rimette in campo dalla fallo laterale con Pasquali in direzione ancora degli attaccanti, con Merelli che gira all'indietro verso un compagno. Pressano alti i giocatori del Bacci che provano a rubare la palla agli avversari, ci riescono, poi però torna ancora sui suoi passi il numero 16, ovvero Dio ci aiuti, che riesce a tenere, la concede a Merelli che prova ancora a chiudere il triangolo con Dio ci aiuti, senza fortuna perché la sfera viene recuperata sempre dai giocatori del Bacci, poi lunga verticalizzazione della difesa in nero verso gli attaccanti, intercetto da parte della corrispettiva retroguardia che rilancia dove la palla può essere presa solamente dal portiere Ripani, che la rimette subito in campo, ancora un errore in disimpegno, poi però non danno finalità e concretezza a questa azione offensiva ai giocatori degli Hammers perché perdono la sfera per l'ennesima volta, cross dalla sinistra col Bacci che attacca ancora, Morezzi stavolta viene anticipato, alla fine il colpo di testa da parte della difesa della squadra di casa concede la rimessa laterale sulla destra ai giocatori del Bacci, Cacciaglia in verticale verso Ponziani che gira sulla destra, Morezzi la può mettere in mezzo, cross basso deviato, calcio d'angolo sulla destra.
Molto importante il lavoro del numero 18 Ponziani, l'attaccante centrale del Bacio Immobiliare che gioca di sponda e che cerca di servire di prima i veloci esterni, ovvero Morezzi e Placido. Attenzione adesso a questo corner sulla destra per il Bacci battuto sul primo palo, la palla messa fuori dalla difesa degli Hammers quando siamo giunti al 12° minuto, a poco più di 13 primi dalla fine di questa partita, con la sfera recuperata da Lanzi che avanza al piccolo trotto dietro la linea di centrocampo. Lanzi preferisce il passaggio in orizzontale sulla sinistra verso Cacciaglia che dà a Morezzi dappertutto in pratica, all'interno di tutto il terreno di gioco si muove benissimo il numero 10 Mauro Morezzi. È veramente il leader di questa formazione che prova adesso a trascinare i compagni verso quella che sarebbe la sesta vittoria nelle ultime 7 partite. In pratica tutte vittorie tranne il big match contro il Cotton Club, perso per 3-2 al Circolo Sportivo Ciriaci, anche se era il Cotton Club a giocare in casa. Una partita quella molto sfortunata per il Bacci, sotto 3-0 dopo 15 minuti, che è riuscita a rimontare fino al 3-2 con anche delle possibilità di andare a pareggiare. Ora tiro respinto da parte della difesa degli Hammers che provano ad andarsene con Mellaro, che però deve ricominciare da Dio ci aiuti, che potrebbe allargare sulla destra. Ancora Mellaro per vie centrali, deve girarsi. Mellaro preferisce fare tutto da solo, serve ancora il numero 12 con Pasquale che si sovrappone sulla sinistra, prova questo cross in mezzo a cercare gli attaccanti. Merelli anticipato da questa uscita del portiere Ripani, che però ha avuto vita facile su questo pallone che era direttamente sul portiere, che quindi non ha avuto problemi ad essere agguantato in presa dall'estremo difensore del Bacci Immobiliare. Bacci Immobiliare ancora in attacco, 13esimo, 12 alla fine, rimessa laterale sulla destra, Colucci, colpo di testa verso Lanzi che gira, cambia fascia per Cacciaglia che può far salire la squadra. C'è ancora Colucci per vie centrali, si preferisce non ricominciare dalla difesa, premiata la verticalizzazione e la poi sovrapposizione di Lanzi, che però stoppa, calcia da una posizione dove probabilmente avrebbe dovuto crossare. Niente da fare per il Bacci, ora deve difendersi. Attenzione a questa conclusione pericolosissima che sfiora l'incrocio dei pali. Dopo il timeout chiamato dal Bacci Immobiliare si riparte per questi ultimi 12 minuti, anzi dovrebbero essere per l'esattezza 11 e mezzo, con il secondo tempo che è arrivato ormai al 14°. Siamo 3 pari con il Bacci Immobiliare che cerca di arrivare a questo successo, ma ovviamente la vittoria è cercata anche da quelli degli Hammers, visto che il risultato è 3 pari. Ricordiamo i marcatori: hanno segnato Merelli, Pasquali e Latini per gli Hammers, hanno segnato invece Morezzi, Colucci e Cacciaglia per il Bacci Immobiliare. Tra l'altro la squadra ospite ha realizzato 3 gol di testa, 3 gol abbastanza poi rocamboleschi, 2 su 3 su calcio piazzato. Gli Hammers erano passati in vantaggio, sono stati rimontati, sono ripassati in vantaggio, adesso sono stati ancora una volta raggiunti e cercano adesso di attaccare con questo colpo di tacco addirittura in direzione di Dio ci aiuti sulla tre quarti campo, che viene però intercettato. Viene quindi rimessa in campo la sfera dal portiere Ripani, che fa ripartire quelli del Bacci Immobiliare che provano ad avanzare con la lunga verticalizzazione verso gli attaccanti. Colpo di testa da parte di Ponziani nel tentativo di giocare di sponda, di favorire l'inserimento dei compagni. Senza fortuna, palla sul fondo, subito dall'altra parte. Un'altra verticalizzazione con un suggerimento in avanti verso il numero 9 Morelli, che viene fermato. Riparte Lanzi, tre quarti campo, scarica verso Tombesi che allarga sulla sinistra. Palla in mezzo per Ponziani che va alla conclusione, alta sulla traversa. Poi attenzione perché l'arbitro fischia. Vediamo, potrebbe addirittura esserci un calcio di rigore. Vediamo, l'arbitro potrebbe aver fischiato addirittura un fallo di mano. Non riusciamo a capire la decisione da parte del direttore di gara. Si consultano i due arbitri. Vediamo, ci dovrebbe essere solamente calcio d'angolo. Solamente calcio d'angolo. Quindi è dopo una consultazione tra i due arbitri si è arrivati a questa decisione, calcio d'angolo. Per un momento il secondo arbitro aveva addirittura, sembrava addirittura avesse indicato un calcio di rigore. Poi la deviazione da parte del giocatore degli Hammers, che era entrato in scivolata, ovvero Augusto Pasquali, non era stata effettuata evidentemente con le mani, ma bensì col corpo. Quindi solamente calcio d'angolo dopo questa deviazione. 16esimo, mancano 9 primi alla fine di questa partita. Corner sulla destra con Morezzi pronto alla battuta. Affollamento di maglie bianche in area con qualche scaramuccia. Vediamo, arriva ancora l'intervento da parte del direttore di gara che ritarda la battuta del calcio d'angolo.
Calcio d'angolo battuto in questo momento da Morezzi sul primo palo. Attenzione al colpo di testa. Fuori, dovrebbe esserci stata ancora una deviazione e quindi ancora una corner, sempre dalla stessa posizione, sempre battuto da Morezzi dopo il colpo di testa fallito di Ponziani. Morezzi stavolta corto per Colucci che va alla conclusione, palla sul fondo. Ci ha provato ancora Colucci, autore di un gol, esattamente il secondo in questa partita per il Bacci Immobiliare. Quello della 2-1 che però non resiste. Attenzione a questo pallone ancora perso da parte della squadra di casa che si complica un po' la situazione. Ponziani salta un avversario col sinistro, se la porta sul suo piede favorito, tira, respinto, una palla ancora in mezzo, viene ancora portata al centro dell'area con questa uscita da parte del portiere che salva il risultato. Non ci smuoviamo però da quelle posizioni, sempre in attacco il Bacci, sempre in difesa l'Hammers. Vediamo che cosa fischia l'arbitro, ancora una rimessa laterale sulla sinistra. Sempre in zona offensiva per il Bacci, tiro dalla distanza, palla sull'esterno della rete. Mancano 7 minuti alla fine di questa partita, siamo giunti alla 18esima, siamo a 3 pari. Gli Hammers stanno soffrendo la pressione del Bacci, lo cercano di attaccare i giocatori di casa con questa palla che poi viene deviata alla fine e viene messa in calcio d'angolo dai giocatori ospiti che hanno veramente rischiato di capitolare su questa azione di contropiede. Sicuramente nella ripresa meglio il Bacci Immobiliare, anche se molto spesso la squadra del presidente Dubaghi è disattenta in difesa. Attenzione a questo corner, palla sul secondo palo che viene intercettata ancora dai giocatori in maglia nera che provano ad andarsene in contropiede. C'è però un fallo commesso dal numero 18 Ponziani e quindi un calcio di punizione assegnato agli Hammers, che avranno la possibilità, quando mancano meno di 7 minuti alla fine di questa partita, di battere a questo calcio piazzato, anche se siamo lontanissimi dalla porta difesa da Ripani e siamo quindi giunti quasi al 19esimo, quindi a poco più di 6 dalla fine, con un risultato che dice 3-3. Bacci Immobiliare che aveva finito sotto 3-2 il primo tempo contro gli Hammers. Hammers che però hanno subito il gol del pareggio al secondo minuto del secondo tempo. Un gol siglato appunto dagli ospiti con un altro colpo di testa, stavolta quello di Cacciaglia. Attenzione al contropiede, però siamo 1 contro 4. Sfida la difesa avversaria Morezzi che prova ad andarsene. Una dribbling che però non riesce con Mauro Morezzi che è costretto a perdere la sfera. La recupera Mellaro che viene pressato da numero 14 Ponziani. Poi arriva questa verticalizzazione ancora verso gli attaccanti con il numero 7 Pancaldi che non ci arriva, la sfera è troppo lunga per lui, viene difesa bellamente dal corrispettivo numero 7 ospite, quindi da Colucci. Adesso Cacciaglia, c'è Lanzi sulla sinistra, vediamo se viene cercato. Passaggio effettuato in questo momento, Tombesi largo sulla sinistra, Lanzi prova a fare tutto da solo, c'è ancora Cacciaglia all'indietro, si preferisce tornare dal numero 4, il libero avversario che poi va alla conclusione, respinta della difesa. Palla sempre recuperata dai giocatori del Bacci che veramente fanno intensità altissima qui sulla tre quarti campo. Ora cross in mezzo con il portiere che esce con qualche difficoltà corso che ha forse ritardato l'uscita, ma che poi in modo molto sicuro è andato a prendere la palla. Ora palla che non viene raccolta però dai giocatori degli Hammers con qualche lamentela forse da parte di Mellaro che reclamava una spinta. Niente da fare, l'arbitro non la segna, si riparte col Bacci ancora in attacco. 20esimo, 5 alla fine. Attenzione a Colucci che prova a metterla in mezzo dopo aver saltato un avversario. Cross basso intercettato, ancora corner sulla destra. È scoccato il 20esimo, meno di 5 alla fine. 3-3, ennesimo calcio d'angolo. Stavolta batte Lanzi e non Morezzi. Affollamento di maglie in aria, colpo di testa spazzale della difesa. Morezzi combatte, colpo di testa verso Ponziani che gira ancora per Lanzi. Cross, ennesima deviazione, stavolta dovrebbe essere rimessa laterale, non calcio d'angolo, in posizione comunque offensiva per i giocatori della Bacci Immobiliare. Batte Lanzi, Morezzi. Morezzi all'indietro, scarica, conclusione, respinta, il rimpallo favorisce un contropiede, ma Mellaro però non è lestissimo a sfruttare questa occasione di ripartenza. Poi scarica sulla destra, verso un compagno, in direzione verticale per Pancaldi che viene anticipato alla grande da Colucci in modo regolare secondo l'arbitro. Ora subito sulla destra si riparte con Morezzi e lui a gestire questa ripartenza. Morezzi, il leader di questa squadra, che adesso si accentra col sinistro, scarica all'indietro verso Cacciaglia che apre per Lanzi. Lanzi va alla conclusione, tiro rimpallato, la palla rimane lì, alla fine viene deviata calcio d'angolo. Ennesimo corner sulla sinistra.
Battei la Bacci, palla sulla secondo palo a cercare ancora l'ennesimo colpo di testa che stavolta non arriva perché spazza la difesa degli Hammers. Si rimane però sempre nella metà campo offensiva della squadra in nero che attacca, non molla la morsa, non molla nemmeno per un secondo la pressione sugli Hammers che devono difendersi. Ora tiro rimpallato da parte di Ponziani, anzi da parte di Tombesi, con gli Hammers che recuperano. Si arriva subito dall'altra parte con questa verticalizzazione da parte di Pancaldi che però non è fortunata. Gli Hammers ormai sono a corto di energie, cercano solamente di difendersi con il tentativo di andare a cercare qualche ripartenza. La partita la fa il Bacci Immobiliare che ha letteralmente dominato questo secondo tempo, ma che non è riuscito a segnare. Intanto questo tiro, ancora una parata del portiere, calcio d'angolo sulla sinistra. Calcio d'angolo che verrà battuto da Lanzi, 3 minuti alla fine più eventuale recupero. Pala sul primo palo, si cerca ancora un colpo di testa, poi spazzano gli Hammers che provano ad andarsene in contropiede. Attenzione, 2 contro 1, anche se sono in posizione defilata. Mette la palla in mezzo Pancaldi, stava per arrivare il numero 3 testa che però è stato fermato, cross sbagliato da parte di Pancaldi, poi time out, mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita. Ventiduesimo e 30 secondi, mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita, più eventuale recupero che ancora deve essere segnato e se ovviamente sarà assegnato dall'arbitro. Siamo 3 pari con l'ultimo gol segnato una ventina di minuti fa, proprio al secondo minuto del secondo tempo, segnato dal Bacci Immobiliare con Cacciaglia. 3 pari con il risultato che non si smuove da quel minuto, ma con la partita che la sta facendo in questa ripresa il Bacci che sta cercando questa vittoria, vittoria che gli consentirebbe di andare a agganciare il Cotton Club a 23 punti in classifica a 1 dal CJ. Vediamo ancora l'attacco da parte della squadra nera con questa conclusione che forse era un cross, fatto sta che era in porta, che deve essere deviata dall'estremo difensore con 2 minuti di recupero che vengono assegnati dall'arbitro. Calcio d'angolo sulla sinistra. Attenzione a questo cross che attraversa tutta l'area di rigore e che alla fine finisce sul fondo. La rimette in campo il portiere che allarga sulla sinistra verso un compagno. Subito verticalizzazione, ancora verso Pancaldi che prova ad accentrarsi, deve girarsi, scarica verso Mellaro. Anche lui deve girarsi perché è prestato da Ponziani. Poi preferisce andare da Dio ci aiuti all'indietro verso Pasquali. Adesso in attacco gli Hammers che vengono però fermati, passaggio sbagliato. Poi comunque la ripartenza del Vasci non trova la giusta velocità, la giusta precisione perché viene ancora una volta fermata, intercetto a centrocampo da parte degli Hammers che però devono ancora difendersi perché una delle ultime azioni di questa partita è ancora del Bacci. Attenzione a questo cross da parte di Lanzi che non viene stoppato da Ponziani. Poi alla fine arriva un rinvio che favorisce sempre però la squadra ospite con questa rimessa laterale in zona offensiva. Morezzi riceve, c'è l'ansia per vie centrali che non viene cercato. Si torna indietro da Cacciaglia che va addirittura a una conclusione, forse un cross. Non abbiamo capito bene che cosa fosse. Fatto sta che perde la sfera ancora il Bacci Immobiliare con questo cross da parte degli Hammers in mezzo. Grande intervento difensivo. Alla fine addirittura il portiere Ripani esce coi piedi e fa ripartire il contropiede della sua squadra con Lanzi che se ne va. Lanzi, conclusione! Incredibile opportunità esterno della rete. Rimette in campo con le mani il portiere corso, 2 contro 5, contropiede dall'altra parte, cross tesissimo, raso terra, viene liberato, ma la palla è sempre per i giocatori degli Hammers che ancora sulla destra possono agire con il movimento di Pancaldi in mezzo che non viene visto, si preferisce ancora agire per vie centrali, adesso 3 su un solo giocatore, si tratta del numero 12 Severini che va a conquistarsi un calcio di punizione dalla tre quarti campo, quando il tempo regolamentare è finito e siamo quindi già nei minuti di recupero. Calcio di punizione con Severini, finta verso Mellaro che va alla conclusione, attenzione, la sfera rimane lì, un rimpallo in mezzo all'aria, vediamo che cosa fischia l'arbitro, fischia un calcio di punizione per il Bacci Immobiliare che va subito a batterlo, però è lo stesso direttore di gara a fermare il gioco perché c'è un giocatore a terra. Fatto sta che siamo al 26esimo, quindi siamo 1 minuto oltre il tempo regolamentare. Siamo 3 pari e c'è stata veramente una grande occasione per gli Hammers che con questo calcio di punizione di Mellaro si sono resi pericolosi. La palla però è rimasta lì dopo un rimpallo. Alla fine, al momento,
di rimetterla in campo e di far iniziare il contropiede. L'arbitro però ha interrotto l'azione del Bacci perché c'era un giocatore loro a terra, e perché ovviamente questo calcio di punizione è stato battuto con la palla in movimento senza che l'arbitro avesse dato il via alla battuta. Ora Amorezzi, conclusione respinta perché era raso terra, ancora la palla recuperata, un'altra conclusione, un'altra respinta, poi addirittura un tocco con le mani, ingenuità clamorosa, potrebbe esserci addirittura l'espulsione che infatti arriva in questo momento, anzi no, c'è l'ammonizione, non l'espulsione, incredibilmente. Quindi ammonizione per Cacciaglia della Bacci Immobiliare che ha letteralmente agguantato la palla con le mani. L'arbitro non ha giudicato questo intervento come un tentativo di impedire un potenziale contropiede degli Hammers, ha dato solamente cartellino giallo e non rosso. Ora calcio di punizione da dietro centrocampo con Mellaro che va alla battuta, una doppia deviazione, poi la palla rimane lì e ha qualche difficoltà il portiere a parare. Alla fine finisce qui. Tre pari tra Bacci Immobiliare e Hammers Consulting, un pareggio che non serve a nessuno. Con il Bacci che sale a 21 punti, sale a 9 invece la squadra di casa, gli Hammers FC Consulting, che rimangono in terz'ultima posizione in classifica.